Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Web Design Coffee. Oggi volevo parlarvi delle nuove tecnologie che spessissimo nascono nel mondo del web design. SAS, Sketch, piuttosto che il nuovo linguaggio. Come scegliere quali tecnologie studiare? Come dobbiamo comportarci quando nasce una nuova tecnologia e siamo incuriositi dalle funzionalità magari che questa propone? Dunque, quando si parla di nuove tecnologie dobbiamo stare attenti perché la moda del momento può portarci ad fare delle scelte che non sono ragionate. Un modo che si può utilizzare per valutare se una tecnologia è interessante o no è guardare dei video su YouTube e vedere delle presentazioni del software oppure del nuovo codice o della nuova libreria. Faccio l'esempio di Sketch perché attualmente c'è proprio lo switch tra Photoshop e Sketch. Io prima di imparare Sketch ho visto che veniva utilizzato da personaggi di spicco del mondo del web design. Sono andato a vedere su YouTube qualche video, mi è sembrata una tecnologia molto interessante per i concetti anche di riutilizzo dei moduli e per come andava ad risolvere alcune questioni che in Photoshop venivano gestite in maniera abbastanza grezza facendo copia e incolla brutale di layer. Quindi ho visto che questa tecnologia era interessante, mi sono guardato qualche video e poi ho deciso di studiarmela. Quindi quando valutiamo una nuova tecnologia dobbiamo vedere tutti i vantaggi che questa tecnologia ci dà e controbilanciarli con il tempo che poi impiegheremo per imparare il nuovo strumento. Una cosa importante che da tenere in considerazione è che quando abbiamo imparato una nuova tecnologia, un nuovo strumento, non dobbiamo switchare sulla nuova tecnologia del momento solo perché questa tecnologia ci offre due funzionalità in più. Faccio un esempio. Abbiamo scelto di imparare Sketch, ci siamo impegnati, abbiamo fatto il nostro periodo di apprendimento nel quale abbiamo studiato il software. Ora, se esce per esempio il nuovo di Adobe, Adobe XD, che ha due funzionalità in più di Sketch, non basta qualche funzionalità in più per far sì che io mi debba ristudiare e debba reimparare un nuovo software. A meno che questo non abbia veramente tantissime cose che mi danno un vantaggio nell'utilizzare. Quindi dobbiamo selezionare la tecnologia che vogliamo imparare, studiarcela e poi utilizzarla al meglio senza farci infastidire da nuove uscite del momento che aggiungono una funzionalità ma non valgono la pena di ristudiare il software da zero. Detto questo, ragazzi, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di questo approccio alle nuove tecnologie. Fatemelo sapere nei commenti, parliamone un po' insieme e ci vediamo presto. Ciao!